professor Bruno Rubino, prorettore delegato agli affari internazionali, un importante riconoscimento per l'Università dell'Aquila che entra a far parte di questa alleanza universitaria EULIST, che è una delle 50 alleanze universitarie riconosciute dalla Commissione europea. Sì, il nostro Ateneo da settembre sarà quindi parte di questa alleanza di 10 Atenei in Europa, più di area tecnico-scientifica, ma che hanno l'intenzione di valorizzare il meglio che i 10 Atenei hanno sulle varie discipline e di mettere a fattor comune per i propri studenti e per il proprio personale le proprie infrastrutture, la propria attività e la propria offerta formativa, in maniera da arrivare a pensare di essere un'università dell'Europa, oltre che dei singoli stati, di essere uno studente europeo. È un progetto quadriennale finanziato con 14 milioni di euro, parliamo dell'intero progetto ovviamente, kick-off meeting il 31 agosto ad Hannover, che è l'università capofila. Sì, subito dopo il kick-off si tratterà di passare alla fase operativa, dove dovremmo pensare a progetti sulle varie aree di ricerca e sulle varie discipline tematiche, in maniera da internazionalizzarci ancora di più e lavorare insieme ai partner per doppi titoli o titoli multipli per progetti di ricerca da presentare in comune. Quindi nuove possibilità che si aprono anche per i nostri studenti e le nostre studentesse per partecipare appunto a programmi di mobilità internazionale. I nostri studenti per il futuro, nel momento in cui l'infrastruttura sarà completata, avranno un piano di studi che dà loro la possibilità di trascorrere un semestre all'estero in maniera strutturata in uno dei partner.